Ciao grandissimi e ben ritrovati. Oggi vi consiglierò i canali da seguire se anche voi siete appassionati di cripto, specialmente se avete iniziato da poco. È chiaro che anche se hai iniziato da un bel po' e magari qualche canale lo conoscerai, magari troverai anche dei canali da seguire che non conoscevi. Perché sto facendo questo? Voi mi direte, Lele, ma va contro i tuoi interessi, eccetera, eccetera. No, io credo che la condivisione, specialmente in questi giorni e specialmente in un campo che è ancora di nicchia, è una cosa fondamentale e arricchisce un po' tutti quanti. Quindi volevo condividere, ecco, i canali che seguo di più. Attenzione, non sto dicendo che sono i migliori canali e sicuramente mancano dei canali che comunque seguo giornalmente. Però è chiaro che non posso fare un video dove ci sono tutti i canali che seguo. Prima di iniziare però volevo fare una sorta di annuncio, ho diversi progetti in mente e alcuni in fase di sviluppo, quindi se hai abilità creative che siano di programmazione, che siano di design, che siano di qualsiasi tipo, puoi contattarmi su Torum e farmi sapere che cosa sai fare. Sai programmare? Conosci la blockchain? Sei un character designer? Fammelo sapere. Contattami su Torum, c'è un video comunque che ho fatto su Torum, in modo che lì possiamo chattare uno a uno. Detto questo, iniziamo. Chiaramente il primo canale che devo suggerirvi è The Crypto Gateway. Molto probabilmente, se sei nel mondo delle cripto, conoscerai già il canale di Luke. Credo che al momento sia il top in Italia. Luke è veramente preparatissimo, molto molto serio, tutto quello che dice lo dice in maniera ponderata, ha un ottimo punto di vista sulle cripto e come investitore è molto cauto e a me piace veramente veramente tanto e sa spiegare bene. Forse se hai proprio appena iniziato, diciamo che i suoi video non sono molto adatti, se non andando indietro, quindi andando a trovare i video un po' più vecchi dove spiega un po' le basi, perché comunque diciamo che affronta tematiche che sono già un po' più avanzate. Proprio per questo ti dico che se è appena iniziato, ti consiglio il canale di Tiziano Tridico. Mi perdoni insomma se l'ho detto male. Tiziano è un grandissimo, prima di tutto perché proprio come si presenta come ragazzo, si vede che è un ragazzo in gamba, sveglio. Il suo modo di spiegare è molto friendly. Per chi inizia, il suo modo di spiegare le cose, come te le dice, eccetera, eccetera, sembra quasi di farsi una chiacchierata con un amico. Io quindi ve lo straconsiglio. Anche lui, insomma, affronta tematiche più o meno complesse, però ha dei video sulle basi, insomma, delle cripto che sono veramente fantastici. Tra le tante, grazie a Tiziano, ho scoperto Sorare, che è un progetto di NFT collegato al fantacalcio, e quindi, insomma, devo ringraziarlo in qualche maniera. Un altro canale che vi consiglio è quello di Mauro, Trading On, dove fa delle analisi molto molto interessanti sui movimenti di mercato. Forse anche lui, per chi ha appena iniziato, è un po' troppo avanzato, però io comunque consiglio di seguirlo. Chiaramente tutti i canali che vi sto elencando saranno, i link saranno giù in descrizione, quindi se volete andate lì ed iscrivetevi. Un altro canale che voglio presentarvi è di un ragazzo che secondo me è super promettente, si chiama Crypto Ida. La qualità dei video sta diventando veramente veramente buona, gli argomenti che tratta comunque non sono argomenti banali, quello che viene presentato in una maniera secondo me eccelsa, con molta calma, sempre con il sorriso e con la chiarezza necessaria per i temi trattati. Quindi mi raccomando, andate a guardare il canale di Crypto Ida. Il penultimo canale che vi consiglio è quello di Hard Rock Crypto. Probabilmente lo avrete già visto, specialmente se seguite il mio canale, perché molto spesso i topic del loro canale sono simili anche ai miei. Infatti, diciamo, a differenza un po' dagli altri canali che lo hanno fatto, ma di meno, Hard Rock Crypto spesso
fa dei video sul play to earn, cioè su tutti i giochi legati sulle blockchain, non fa unicamente quello, parlano spesso anche di DeFi, Cato, eccetera, eccetera, però a me interessa molto perché usa anche e spesso le tematiche che piacciono a me. Insomma, come sapete, il mio canale, se mi seguite, è principalmente basato sul play to earn e quindi ve li consiglio, anche perché sono un bel team e gli argomenti che portano e i video che fanno sono molto molto interessanti. Ultimo canale italiano che vi consiglio è quello di Carlo Alberto Micheli. È un avvocato commercialista molto 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 preparato. Tutta la parte legale legata alle cripto è affrontata da lui. Siete perplessi su cosa devo dichiarare, ma ci devo pagare le tasse, cosa devo fare, eccetera? Il suo canale è veramente ottimo, tutto viene spiegato con chiarezza. In molti video viene spiegato e rispiegato quello che viene chiesto. Passiamo ai canali inglesi. Di canali inglesi io in realtà ne seguo tanti, anzi canali in inglese. Ne seguo veramente tanti, io non ho problemi con la lingua e quindi chiaramente no, posso avere punti di vista insomma che non sono ancorati alla nostra italianità, non che sia un male, però insomma per avere una visione un po' più internazionale credo che sia importante anche seguire altri canali. Il primo canale che ti consiglio è Journey Crypto. Secondo me è proprio il top del top. In Journey Crypto ci sono update giornalieri. Ogni volta che il mercato si muove comunque viene fatto un video. Vengono spiegate alcune dinamiche. Vengono analizzate moltissime notizie legate alle cripto e moltissime notizie vanno anche un po' a spiegare i movimenti di mercato, vengono fatte analisi interessanti sui grafici e insomma secondo me è veramente da seguire perché sono contenuti giornalieri su tante tante tematiche, quindi ve lo straconsiglio. Invece se vogliamo andare un po' più sul tecnico, il secondo canale in inglese che vi consiglio è Satoshi Staker. Satoshi Staker non è il tipico youtuber, ovvero non si fa vedere in cam, però giornalmente fa analisi dei grafici di mercato cripto. Anche buona analisi, chiaramente non c'è nessuno che con certezza vi saprà mai dire cosa succederà, però in Satoshi Staker perlomeno c'è qualcuno che ci spiega cosa sta succedendo. Okay? E le varie finestre sul futuro del mercato cripto. Vi saluto, spero che in qualche maniera io vi possa essere stato utile e se avete amici interessati al mondo delle cripto vi chiedo di condividere questo video in modo da far conoscere questi canali e poter entrare ancora meglio in questo fantastico mondo. Ciao!